Come forse vi sarà capitato di leggere, IBM sta tentando di comprare Red Hat parlando di una certa irrisoria cifra di 34 miliardi di dollari. Red Hat è l'azienda dietro i sistemi operativi Red Hat Enterprises, CentOS e Fedora, che sono ovviamente tutte derivazioni del sistema operativo Linux. Ma alcuni dicono che la vera intenzione di IBM sia appunto di potenziare tramite Red Hat la propria offerta cloud ed hybrid cloud, e quindi ho pensato magari di mostrarvi appunto i sistemi cloud di OpenShift, che se magari questa acquisizione andrà a buon fine verranno integrati appunto anche nel sistema BlueMix di IBM. Da qualche anno appunto Red Hat offre un sistema chiamato OpenShift, che è appunto un sistema di servizi appunto in cloud, che adesso andiamo a vedere cosa offrono. Diciamo, non è famoso né usato, né forse nemmeno ricco quanto i più famosi e diffusi sistemi di cloud, ovvero AWS, Amazon Web Service, Google Cloud e Azure, che ad oggi la fanno da padroni. Però io l'avevo usato un paio d'anni fa e non era malvagio, poi non l'ho più usato e quindi andiamo a vedere cosa offre oggi, quanto è stato implementato, eccetera. Una volta che vi loggate, prima ovviamente dovete creare il vostro account, e una volta creato avete a disposizione un applicativo, un'istanza free, quindi gratuita. Oppure, nel caso il servizio vi piaccia, potete implementarlo con due pacchetti, uno da 50 euro al mese, uno da 650, il pacchetto da no, scusate, 50 dollari, non euro, 50 dollari al mese e 650 dollari al mese. Diciamo, il più economico, 50 dollari al mese, offre la possibilità di caricare 10 progetti, e appunto vi offre 2 GB di memoria inclusa, 48 GB di memoria disponibile, e 2 GB di storage espandibili fino a 150, possibilità appunto di creare account per collaboratori, supporto tecnico, eccetera. Insomma, quello da 650 manco lo guardiamo, ma permette, credo, un numero illimitato di progetti e ovviamente 16 GB CPU, insomma, più potenza, più spazio, più tutto, insomma. Però, come vi ho detto, c'è la possibilità di cominciare a testarlo su un progetto gratuito, quindi un progetto senza pagare, potete averlo. Clicchiamo su Open Console. Vediamo cosa succede. Ok, qui abbiamo Create Project, ma prima andiamo a vedere i servizi che offre. Sono divisi in 1, 2, 3, 4, in 5 categorie, una chiamata Languages. Guardiamo i linguaggi che offre. Sembra offrire appunto 18 items, quindi 18 linguaggi, comunque 18 derivazioni di linguaggio, quindi .NET Core, PHP, anche abbastanza scontato, Dancer più MySQL, non ho idea di cosa sia Dancer, mentre vabbè, MySQL lo sappiamo più o meno tutti che cos'è, Django più PostgreSQL, JBoss, che è appunto la piattaforma di proprietà di Red Hat, appunto è una piattaforma Java, un ambiente di sviluppo Java, JBoss Web Server, quindi tre tipologie di JBoss Web Server, Laravel più MySQL, Node.js più MongoDB, OpenJDK, che appunto sono appunto le JDK, sono nient'altro che
il Java Development Java Development Kit, diciamo open source, quindi non quello prodotto da Oracle, che è proprietaria, che è l'azienda proprietaria di Java, che ha i diritti su Java, diciamo. Poi ovviamente c'è il caro vecchio Perl, PHP di nuovo, che mi sembra che c'è anche qua era Cake PHP, il framework Cake, mentre qui un puro PHP, Python, Rails, più Postgre, anche qua Red Hat OpenJDK, Ruby e Wildfly. Che anche Wildfly non so cos'è, sarei io ignorante, ma così è. Ah, ok, poi qua potete filtrarli per. Ok, qui potete filtrarli per linguaggio, quindi JavaScript, due versioni di Node, .NET, Perl, Dancer, ah, quindi Dancer deve essere un framework basato su Perl, Ruby, ovviamente l'immancabile Ruby on Rails. E poi appunto una semplice istanza Ruby che credo vi permetta di caricare quindi qualsiasi cosa fatta in Ruby, quindi magari qua non vedete framework come Sinatra, credo che sia l'altro framework famoso in Ruby, ma tramite appunto Ruby potete caricare framework diversi da Rails, insomma. E credo che lo stesso valga per PHP, avete Cake, avete Laravel, ma credo che tramite l'istanza PHP possiate caricare altri framework PHP o altri applicativi, insomma, PHP. Database, guardiamo tutto quello che offre, MongoDB, MySQL, Postgre e MariaDB. Quindi 1, 2, 3, 4 versioni, 4 tipologie di database. Middleware, Freescale, API Cast, API Gateway e Red Hat Single Sign-On. Non ho ben chiaro che cosa siano, boh, probabilmente questo sarà un API Gateway, quindi per gestire le varie API, magari separare le API interne, microservice, le API che vanno all'esterno e i relativi consumi. Runtimes and Framework, quindi Apache, e poi le tre versioni di JBoss con C e slash CD, che è una sigla che sta per Continuous Integration e Continuous Deployment. Ma un giorno faremo anche un tutorial sul significato di questi due termini che fa tanto figo pronunciare, che rientra poi nella categoria, insomma, ascrivibile come DevOps. E c'è il caro vecchio Jenkins che magari un giorno anche qui svilupperò un tutorial su Jenkins, lo conosco poco, però bisogna impararlo se volete appunto lavorare in ambienti di sviluppo variegati, insomma, progetti grossi con tanti utenti, eccetera. Praticamente Jenkins permette, tramite appunto anche il test, dei test del codice, di poi deployarlo sul progetto, insomma, è un po' complicato, ma tramite Git e Jenkins potete gestire, insomma, gli aggiornamenti, gli update e anche poi portare in produzione il codice aggiornato, insomma. E poi abbiamo altro, quindi Red Hat JBoss, Redis e Redis Ephemeral. Quindi ecco, così ad un primo sguardo, appunto, ovviamente un sistema cloud. Forse diciamo un corrispettivo che gli assomiglia a livello di offerta è forse Heroku, e chiaramente è ben lontano dalla vastità di servizi offerta da AWS e da altri, però credo che OpenShift rientra in quella categoria chiamata, è una di quelle tante sigle che girano oggi nel mondo IT, che IaaS forse o qualcosa del genere. Andiamo a vedere cosa ci dice Wikipedia in merito, qual è il termine giusto. PaaS, no, guardiamo. Ok, PaaS, Platform as a Service. Se vogliamo saperne di più sul Platform as a Service,
consiste nel mettere a disposizione piattaforme che permettono di sviluppare, sottoporre a test, implementare e gestire le applicazioni senza i costi e la complessità associati all'acquisto, alla configurazione, all'ottimizzazione e alla gestione dell'hardware e del software di base. Praticamente un modo gentile per dirvi non dovete essere dei sistemisti per caricare i vostri applicativi. E quindi questo è quanto. Magari in un prossimo tutorial vedremo appunto Bluemix e magari anche Heroku, che più o meno offrono servizi similari appunto di platform as a service. E vedremo anche appunto, per questo non è che lo vedremo, starà poi a IBM se comprerà OpenShift, vedere come integrare appunto OpenShift con la propria offerta cloud, appunto chiamata Bluemix e SoftLayer. Niente, se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace, se volete seguite il canale e ci vediamo nei prossimi tutorial.